Leg off 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 You have planet, speak come one, protect the like drum to destiny, don't hear the whistle, kick the ball But you can't a tutti e bentornati! Come state? Allora, in realtà, questo video l'ho già girato e anche caricato, poi non mi piacevano delle cose, quindi ho deciso di girarlo un'altra volta. Si tratta dei libri di dicembre. Allora, eh, mi ero presa dei libri su Jason Byrne, forse qualcuno di voi lo conoscerà già. Allora, i primi tre libri di Jason Byrne erano stati scritti da Robert Ludlum, gli altri poi a seguire eh, di questa saga sono stati poi scritti da eh, Eric Van Loopster. Io non mi ero presi i primi tre, ma quindi quelli scritti da eh, Robert Ludlum. Ma mi ero presa poi gli altri. Solo che li ho accantonati lì perché non mi piacevano. Allora, li avevo presi perché eh, avevo visto dei pezzettini di vari film su Burnham con protagonista Matt Damon, che tra l'altro è un bellissimo uomo, <ride> a parte che essere un bravo attore, comunque, detto questo su Matt Damon. Allora, i primi tre libri scritti da, da Ludlow sono stati pubblicati tra il 1980 e il 1990, e in particolare il primo nell'80, il secondo nell'86 e il terzo nel 90. E... Me li ho presi appunto perché avevo visto dei pezzettini dei film come genere mi piace, quindi ho detto: Vediamo un po' come sono i libri. Però in realtà, i libri, almeno quelli scritti da, da Eric Van Luster, non mi piacciono, poi non essendo neanche i primi, ci capivo poco, quindi li ho abbandonati lì. Poi ho letto tre libri che vi ho già recensito, che vi lascio il link nell'info box, e sono La ragazza di Bube di Carlo Cassola i due libri di Nicholas Sparks, cioè Un cuore in silenzio e Il posto che cercavo. Ripeto, vi lascio i link se ve li foste persi nell'info box. E poi ho letto anche un, il primo libro della trilogia delle coincidenze di Jessica Sorensen, che è Contessa era diverso, che è questo qua. Allora, il libro è questo. Il primo di una trilogia. È uscito l'anno scorso, quindi un libro del 2014 ed è edito dalla Newton Compton Editori a 200 Aspettate un attimo che guardo. 308 pagine e la particolarità è che ogni capitolo è... Il punto di vista di uno dei due personaggi: quindi la storia è raccontata sia dalla parte di lei che dalla parte di lui. In ogni capitolo, è raccontato o dalla parte di lei o dalla parte di lui. I due protagonisti sono Kelly e Kaiden. Allora, entrambi hanno un passato difficile perché, non vi dirò il perché. Comunque, hanno... sono del stesso paese, si conoscono già da bambini perché le loro famiglie si frequentano. Però dietro eh, l'apparenza di famiglie, modello di famiglie normali eh, in realtà si nascondono delle atrocità dietro ed entrambi nascondono il loro passato. Si ritroveranno poi eh, all'università in un'altra cittadina e da lì inizieranno poi a frequentarsi e a vedersi e si innamorano. Però all'inizio eh, entrambi sono un po' rischi a lasciare da parte il loro passato. E finirà anche in brutto modo allora eh, tratta di argomenti delicati molto delicati eh, però lo tratta comunque eh, con delicatezza fa anche capire come ci si sente a subire determinate cose e secondo me può eh, dimostrare che anche eh, chi subisce determinate cose può comunque riuscire ancora a fidarsi delle persone e può ancora essere amato, nonostante tutto, nonostante il brutto della vita, ecco, nonostante il marcio, c'è cioè, comunque del buono nelle persone. Quindi que eh, questo sicuramente è un pregio de del, del libro, perché comunque loro, appunto, nonostante quello che hanno passato, riescono ancora a fidarsi delle persone e inoltre è accattivante perché vuoi vedere come va a finire e ti prende proprio eh, ti viene proprio voglia di andare avanti di leggerlo e vedere come va a finire quindi sicuramente questo è uno dei miei libri preferiti in assoluto questo era tutto noi ci vediamo alla prossima un bacione, ciao! ah, eh, fatemi sapere cosa ne pensate e se vi va Seguitemi anche su Instagram e su Facebook, vi lascio sempre il link nell'info box. Ciao, alla prossima!